Un carissimo buonasera a tutti gli amici della Pallamano. Vi parla Forer Otto assieme a suo fratello Ricci dalla palestra Raiffeisen di Eppan a Piano. Stasera andrà in onda sui vostri teleschermi la partita della Serie A Beretta tra il Eppan Sparer e la compagine del Trieste. Prima di parlare delle squadre in campo, un attimino come stiamo nel campionato. Vediamo che il Sassari oggi ha vinto, mi ha detto mio fratello, e andrà a 15 punti. Poi c'è il Conversano a 12 punti con il Bolzano, il Siena a 11 punti, Cassano a 10 punti, poi c'è il Trieste a 10 punti, seguono Pressano ed Eppan a 6 punti, Brixen 4, Merano 3 punti col Cingoli, e alla fine abbiamo 4 squadre con 2 punti, il Fasano, il Fondi, l'Albatro, Siracusa e il Molteno. Gli arbitri di questa partita sono i signori Carrino Marcello e Pellegrino Stefano, e vediamo le squadre in campo. E abbiamo la squadra dell'Eppan che si presenta al grande completo anche questa sera, e vediamo che abbiamo i due portieri Rafl Christian e Bortolot Samuele, poi abbiamo Troyer Hofer, Hannes Lang, Alexander Semikov, Thomas Branch, Alex Castiglia, Modesta Starolis, Moritz Pircher, Omar Santinelli, Dragan Slepcevic, Andreas Pircher, Stefan Unterhauser, Jan-Niklas Oberauch, Singer Simon, e come detto prima i portieri Raffl e Bortolot. Per quanto riguarda il Trieste, si presenta con Dapiran, Horvatin, Mazzarol, Pernic, Popovic, Milanovic, Di Nardo, Stojanovic, Zoppetti, Valdemarin, Parisato, Visintin, Sandrin, Kuodis e Bratkovic. Allenatori dell'Eppan, come sempre da metà dell'anno scorso, abbiamo Gagovic, e sulla panchina del Trieste c'è il direttore sportivo Giorgio Oveglia. La partita sta per iniziare, sono le 7. E all'inizio della partita, Ricci, tu, vedendo questa squadra del Trieste che ha in tutto 10 punti e noi ad Appiano ne abbiamo 6, un piccolo pronostico prima di partire? Chiaramente giochiamo in casa, giochiamo per vincere, chiaramente anche il Trieste è un numero. Otto, lo sappiamo, abbiamo vinto solo una volta 4 anni fa contro il Trieste, e pertanto sarà dura, ma il Trieste si può battere, abbiamo visto anche la partita a Fondi, per cui è battibile. Bene, iniziamo con la partita e vediamo il Trieste con una 6-0 che però adesso è stata travolta da un bellissimo tiro di Starolis. E 1-0 per l'Eppan. Dall'altra parte vediamo il numero 44, pure lui un ragazzo della Lituania, ha giocato assieme a Starolis l'anno scorso in Lituania, e il Trieste ha buttato via la prima palla. L'Eppan si presenta in campo con Santinelli al centro, con Starolis terzino sinistro, con Troyerhofer all'ala, con Dragan Slepcevic, Semikov al terzino destro, e come sempre all'ala destra con Oberauch Jan-Niklas. Abbiamo anche qualche spettatore sugli spalti. Altro tiro ed altro tiro andato a finire nella rete per il Eppan, 2-0, una partita già pronosticata molto dura, che è stata affrontata in una maniera egregia con della squadra di Eppan, già 2-0, attacco del Trieste con Popovic, tutto fermato.
uno contro uno, Scala e parata di Christian su un tiro di Gianluca Dapiran, tornato a Trieste dopo un anno di esperienza nella massima Liga spagnola. Nel frattempo l'arbitro ferma tutto. Per rimettere a posto il parquet. Abbiamo anche chiuso le finestre perché sta andando anche in onda una santa messa. Comunque si riattacca con il Eppan. Con Santinelli che cerca di dare spazio ai suoi compagni, un Semikov che entra e fa il terzo gol in tre attacchi. Siamo partiti molto bene, Ricci, molto bene, 3-0 dopo tre attacchi. Ed altra parata, tu che ne dici? Adesso a parte c'è il rigore. Ricci, che partita! Rigore giusto, siamo partiti bene, potrebbe già essere finita per me. Però siamo intanto 3-0 con due bellissimi gol di Starolis che hai già commentato, Otto. E vediamo se questa nostra puntata dei Four Brothers può avere un lieto fine. Speriamo per tutti. Qua Eppan a piano, nel frattempo Dragan ha preso il cartellino giallo per un'infrazione in difesa. Abbiamo Bratkovic che fa il rigore con Christian in porta. E parata di nuovo di Christian, e sperando che non sia successo niente adesso in questo contatto tra Gianluca Dapiran e tra Dragan, meno male che è successo niente, entrambi sono scivolati sul parquet. Altro attacco adesso dell'Eppan, la difesa della Trieste si presenta con la classica 6-0. Adesso c'è Gianluca che esce un attimino a disturbare il giro palla. Ancora Omar Santinelli, la palla non viaggia verso l'ala per un intervento della difesa. Come sappiamo il Trieste ha fatto vedere, soprattutto nelle prime partite di questo campionato, una difesa molto agguerrita, con tanti ragazzi di esperienza e con grande preparazione fisica e con un portiere che si sa far valere anche in questo momento in cui ha parato un tiro da fuori. E il giallo adesso viene dato a Di Nardo, il pivot del Trieste. Attacco organizzato del Trieste con Horvatin al centro. Adesso il Di Nardo tornerà la palla al Quodis, è un ragazzo molto veloce, fluidificante, e dà una bellissima palla al numero 6 Horvatin, che riesce ad entrare nello spazio creato da proprio dal suo compagno. E un altro bolide scagliato dai 11 metri di Starolis. E in questo caso il portiere, dopo il terzo tiro, dovrebbe anche capire le idee di Starolis. Non ha sbagliato niente fino adesso il bomber dell'Eppan, che nella lista degli marcatori è salito al quinto posto, avendo già segnato la bellezza di 50 gol. Ricordo che Jarlstrom del Fondi è primo, cioè del Fasano è primo con 60 gol, Vulic con 60 del Fondi, poi la Dakis con 53, Nelson 54 col Conversano, da Piran del Trieste con 51. Nel frattempo un gol
del Trieste e il risultato momentaneo dopo 6 minuti è sul 4-2 in favore dell'Eppan. Nulla di fatto, si ricomincia con Omar che cerca di organizzare uno schema per la sua squadra. Deve stare attento Leppan per non inciampare nella regola del gioco passivo. Un bel passaggio che però non finisce al pivot e un contrattacco del Trieste. E il numero 77 con una velocità, Bratkovic con una grande velocità ha fatto la quarta rete per il Trieste. Questi sono sbagli che Leppan non può permettersi, perché sappiamo tutti che la squadra del Trieste è molto forte nel contrattacco. Sono ragazzi, come ho detto prima, molto preparati dal punto di vista della fisicità. Comunque Semikov, e qua ci poteva stare pure anche lo sfondamento, e è andata bene alla squadra dell'Eppan Sparer in questo momento, e con Starolis al centro che chiama l'incrocio, Santinelli che arriva dal centro, come vediamo ancora Starolis, Semikov, il russo della squadra, siamo sotto passivo, altro tiro, e questo Starolis ha preso veramente una grande fiducia nei propri mezzi, e ci voleva, perché le prime partite, le partite di pre-campionato le ha fatte sempre molto bene, soprattutto se mi ricordo la partita contro il Brix, neanche la partita contro il Merano, e poi nelle prime due o tre partite del campionato aveva un po' di problemi dal punto di vista anche forse caratteriale, e aveva un po' poca fiducia nei suoi mezzi. Adesso pian pianino è salito e sta facendo vedere che effettivamente è un gran giocatore che è stato preso qua a Deppan. Trieste attacco. E un grandissimo Troyerhofer è riuscito ad anticipare il passaggio e ha fatto un gol facile in contropiede per la squadra dell'Eppan, 6-3 dopo 8 minuti e 50 secondi. Comunque Trieste, attenzione, è sempre molto organizzata la squadra friulana. Altro giallo per Starolis, e attacco del Trieste, squadra dell'Eppan in difesa 6-0, come solitamente il mister richiede dai suoi. Ed altra paratona di Christian, ancora su Gianluca, ed è in una serata pregevole il portiere dell'Eppan, e si becca i due minuti Gianluca col numero 5 del Trieste, per un fallo commesso in una fase di attacco rapido dell'Eppan. Bisogna pulire il campo, speriamo che il nostro addetto Sepp riesca ad organizzarsi bene per pulire. Sapete che, come ho detto già diverse volte, il parquet è molto scivoloso, soprattutto dopo una caduta di uno o due giocatori, bisogna sempre rimettere tutto in campo e bisogna ripulire il campo per far
continuare la partita. In sovrannumero adesso Leppan 6 contro 5 con un'uscita su Semenkov un po' rischiosa, comunque è andata a porto per la squadra del Trieste. Omar attacco adesso anche Oberhian Niklas, un altro incrocio, attacco e un bellissimo passaggio di Omar per Jan Niklas, e adesso vediamo che Giorgio Veglia gioca senza portiere per mettere un extra player in campo. Naturalmente è sempre un po' di rischio, c'è sempre in questo caso, comunque tantissime volte questa tattica porta ad una segnatura di un gol, e qua è stato dormito in difesa. Purtroppo ha sbagliato Jan Niklas in difesa, è stato puntato dal suo diretto avversario numero 44 e si è preso i 7 metri, e Kuodis praticamente ha fatto un 1 contro 1 e si ritorna al rigore, e speriamo per Leppan. Ma questa sera Christian è proprio in una forma Ricci. Con un portiere del genere momentaneamente possiamo anche pensare di vincere la partita, tu che ne dici? È lunga la partita ancora, due bellissime parate sui 7 metri, però bisogna anche dire che abbiamo preso una punizione dei 7 metri in superiorità numerica, per cui non tutto è oro quello che abbiamo visto ancora in difesa. Abbiamo visto però anche un Troyer Hofer adesso che fa un bellissimo gol dall'ala, 8-3-8, e vai tranquillo. Ecco, la differenza secondo me è proprio nella prestazione dei due portieri. Se da una parte Christian De Leppan sta parando alla grande, non posso dirlo per il portiere dei Giuliani, che fino adesso ha parato poco, comunque forse è anche stato aiutato un po' poco dai suoi compagni in fase difensiva. Altra palla persa del Trieste con Leppan in attacco, non è più sovranumero, si gioca 6 contro 6 in quanto i due minuti sono passati, e Giorgio Veglia già ha in mano il cartellino del time out, probabilmente andrà a chiederle il time out tra poco. Ancora il Semenkov che entra e però viene chiuso lo spazio che andava a cercare. Santinelli ancora in fase di regia, in questo caso la squadra Leppan ancora continua il tiro palla invece di fare un lavoro di uno contro uno, e il sistema che negli ultime volte ha portato a 3 o 4 gol nell'ultima partita, cioè di mettere un paio di ragazzi al muro davanti alla difesa, in questo caso non ha portato i suoi frutti, perché Starolis ha tirato pure bene, però il portiere ha capito le sue intenzioni. Time out, ci sentiamo tra poco. Ecco, riprendiamo la telecronaca della partita. Io ho sentito adesso il commento del tecnico del Trieste, Giorgio Veglia, che ha detto ai suoi ragazzi che in attacco giocano troppo lentamente e in difesa non si trovano ancora. Comunque ha richiesto a loro maggior determinazione e soprattutto
una maggiore motivazione dal punto di vista del carattere. Comunque vediamo adesso Cuodis, è grandissimo Cuodis che è molto forte nell'uno contro uno e si prende i due minuti proprio il suo vecchio compagno della Lituania. Ricordo che, come ho detto prima, questi due ragazzi hanno giocato assieme nella squadra lituana l'anno scorso, da Piran, che fa il rigore, è un ragazzo molto forte in questo. Comunque anche lui sbaglia ed è proprio, non è la partita per Da Piran questa sera, e Lepan deve ringraziare sia Da Piran, che ha tirato veramente molto scarsamente, che il portiere Christian, che il risultato sia fermo sull'8-3 in favore dell'Eppan dopo 13 minuti di partita del primo tempo. È entrato Branch al posto di Starolis ed è stato un ottimo passaggio di Seminkov per il pivot Dragan, e si è preso i due minuti. Visentin ha preso i due minuti e il rigore che va a battere Seminkov per il 9-3 dell'Eppan. Ecco, e riesce a fare gol e porta, dopo un quarto d'ora scarso, l'Eppan in vantaggio per 6 gol. È un vantaggio proficuo che, sperando per l'Eppan, rimanga anche così. Comunque, secondo me, Ricci, il Trieste non è ancora entrato in partita. Ecco Otto, visto che dicevi non è entrato ancora in partita il Trieste, anche questa un'ingenuità di Sljepčević, un fallo che non serviva, da due minuti rigore netto per il Trieste. Siamo di nuovo a un bivio dove o l'Eppan riesce a portare avanti un bel risultato o dobbiamo farci raggiungere di nuovo. Speriamo in Raffl che para con la faccia, cioè para con la faccia diretto senza che si è mosso, e qui sarà un'esclusione, vedrai Otto, vedrai. Allora adesso vediamo cosa decidono gli arbitri, vediamo cosa si dicono gli arbitri. C'è una grande discussione qua sugli spalti, e l'arbitro decreta il cartellino rosso a Cuodis in quanto viene ritenuto irregolare il suo tiro scagliato verso la porta di Raffl, che è stato colpito sulla nuca. E la regola dice chiaramente che questo è il cartellino rosso per il giocatore, perché è un tiro verso la faccia non è consentito. Allora il numero 44 è uscito dal parquet, Discussioni grandi non ci sono da parte del Trieste, anche perché il Trieste è una società che ha effettivamente una grande cultura palamanistica. Comunque bene per l'Eppan, male per il Trieste, anche perché adesso al risultato di 9-3 devono giocare con una persona in meno, che già prima un altro ragazzo ha preso due minuti. Significa che momentaneamente vediamo il Trieste in campo con quattro giocatori, e adesso si parlano anche tra di loro i giocatori del Trieste, dicono non molliamo mai, come solitamente il Trieste fa, non molla mai, e la partita è ancora molto lunga. E se vedo l'espressione della faccia dei giocatori del Trieste, allora posso dire che lotteranno fino alla fine. 9-3 dopo 15 minuti,
anche Lepan è solamente con 4 giocatori in campo, con Branch, Santinelli, Jan Niklas e Troyerhofer all'ala. Un'incursione e questo volto viene dato, e secondo me è stato uno sbaglio in questo caso da parte del direttore di gara, perché una situazione analoga c'era già un 5 minuti fa che era molto meno evidente. Comunque ha dato lo sfondamento a Branch, intanto entra Starolis di nuovo e porta il numero dei giocatori su 5, con Santinelli che riesce e vuole anticipare un po' la palla. Horvatin, palla all'ala e grande gol del Trieste con il numero 77 Bratkovic, servito a sua volta molto molto bene da Piran, numero 5, ancora 4 il Trieste, e di Lepan è in 5 in attacco. Passaggio all'ala, palla veloce. Ecco, ho l'impressione che è salito il livello di attenzione da parte dei giocatori del Trieste, li ho visti molto più motivati adesso dopo questi 2 minuti dati al giocatore che è stato poi mandato fuori perché ha colpito la palla, cioè ha colpito la testa del portiere. Vedo la squadra motivata negli ultimi 2 situazioni difensive. Time out, ci sentiamo tra poco. Prendiamo con l'ex player Lepan, senza portiere, ancora con Semenkov, passaggio a Santinelli e purtroppo c'è stata una invasione, anzi Troyerhofer era fuori dal campo, per cui niente di fatto per Lepan, palla persa, con attacco Trieste. Ricci, ci stava quel cartellino rosso al giocatore che ha tirato sì, la palla? Sì, ci stava tutto, Otto. Lui non si è mosso dalla posizione, è sceso solo con le gambe, però non si è mosso dalla posizione. Tiro in faccia netto, rosso con cartellino blu, chiarissimo, gli arbitri fanno un buon lavoro. Bene, adesso Popovic che si fa l'uno contro uno ed altro fallo stupidissimo da parte dell'Eppan, è andato a cercarsi proprio questo rigore e anche questi 2 minuti e deve uscire, vediamo adesso, deve uscire Dragan Slepcevic e ancora Dapiran al rigore, vediamo se Christian riesce a parare un altro rigore. No, questa volta Gianluca fa gol e porta il Trieste sul risultato di 5 a 9. Altro attacco in sovrannumero con l'extra player per Lepan, con Branch al pivot al posto di Dragan. Thomas adesso gioca al pivot, è un ragazzo che riesce a giocare su tante posizioni, meno male per Lepan in questo caso. Santinelli, attacco, passaggio e come ti ho detto prima, ma purtroppo anche lui ha fatto l'invasione, adesso sono stati 2 gol regalati e sbagliati. Contrattacco adesso di nuovo del Lepan, la partita si accende in una maniera incredibile e vediamo una bellissima girella di Troyerhofer e la partita sta prendendo
volto, uno contro uno, sfondamento, chiarissimo lo sfondamento da parte di Popovic e bisogna ammettere che fino adesso Lepan sta controllando questa partita, anche se ultimamente ha sbagliato questi due tiri dall'ala e dal pivot. Comunque si va avanti con Semikov che punta l'avversario, passaggio di nuovo a Starolis e qua ci sta che i due minuti non dichiarati dall'arbitro, 10-5 come ho detto. Ecco, Lepan adesso è di nuovo al gran completo, 6 contro 6, e va però sotto passivo con Semikov che andrà al tiro e però si prende il fallo dei 9 metri e in questo caso penso che ci siano ancora due o tre passaggi massimi, massimo due o tre passaggi per andare al tiro, altrimenti la squadra perde la palla. E questo è un tiro molto molto scarso che Semikov poteva decidere di fare qualcosa di meglio. Comunque contrattacco di Hrvatin, il portiere del Trieste viene cambiato. Adesso vediamo Zoppetti in campo al posto di Milanovic con Gianluca Dapiran al centro in regia del Trieste. Ancora questo Popovic e Starolis ha effettivamente grandi problemi a controllare il suo diretto avversario, anche perché ha una stazza molto molto più forte dal punto di vista fisico. Ancora all'ala destra con un bel passaggio, l'ala destra, il 37, Bratkovic porta a meno 4 le segnature per il Trieste. Jan Niklas che prende palla con Semikov che va a prendersi fallo. Ricci, secondo me è una brutta partita questa, non è bella da vedere. L'unica cosa che è buona è che per Lepan adesso Jan Niklas segna il più 5, però tecnicamente posso ammetterlo che non è niente di speciale. Tanti errori da tutte e due le parti, arbitri bravi, attenti. Vediamo qui di nuovo un tiro del Trieste sforzato. La partita è combattutissima, non è bella pallamanisticamente, però il risultato ci sta tutto. Effettivamente posso anche dire che la squadra dell'Epan fino adesso ha preso almeno 30 gol in ogni partita e oggi dopo quasi un tempo, dopo 22 minuti adesso ne ha presi solamente 6, significa che il portiere e la difesa si muovono bene e la squadra, in questo caso la squadra del Trieste, gioca male e non riesce a risolvere il problema della difesa dell'Epan. Comunque 12-6, in quanto Starolis ha rifatto un altro gol. Vediamo Popovic con Gianluca Dapiran adesso al centro come prima e altra palla persa del Trieste, palla che è andata ad sfiorare il palo e Santinelli con calma porta avanti la palla mettendo i suoi compagni in una situazione di calma. Attacco comunque adesso Santinelli, prende palla Jan Niklas, uno contro uno e bellissimo passaggio a Dragan ed è questa veramente stata una bella giocata
del nostro ragazzo più giovane in campo. Ricordo che Jan Niklas è uno dei nostri ragazzi del vivaio che per anni è stato tirato su da diversi allenatori e veramente fa vedere, soprattutto nelle ultime partite, che è diventato un giocatore completo sia in attacco che in difesa. Trieste attacco, palla al pivot, è stato marcato molto bene, l'arbitro comunque ha visto una irregolarità da parte di Omar. Ancora Popovic in attacco, adesso Trieste con due pivot, e ancora questo Popovic che punta il suo diretto avversario, in questo caso Branch Thomas. Palla viaggia dall'altra parte, palla persa di nuovo di Gianluca da Piran con un controattacco e con un bellissimo passaggio di Troyerhofer a Dragan. E sembra che vada tutto liscio adesso per Lepan negli ultimi tre minuti. Siamo passati al vantaggio di 4 gol, adesso siamo andati a più 6, Ricci. Sta andando troppo bene Otto. Ok, abbiamo sbagliato poco ultimamente come tiro, però bisogna dire che il Trieste c'è, vive, ha avuto un po' di sfortuna con qualche palo, con qualche passaggio sbagliato, però intanto il risultato va bene così. Epan, come dicevi, controlla e il Trieste non molla e ritornerà in campo, vedrai. Bene, intanto partono gli ultimi 5 minuti del primo tempo con Semikov. Bisogna ripulire il campo. E l'arbitro fischia il rinizio della partita. Ancora Jan Niklas che va a cercare gli spazi e vedo momentaneamente una squadra del Trieste poco motivata dal punto di vista della difesa. Solamente dopo l'uscita del loro giocatore per il cartellino rosso ho notato che la motivazione era molto alta. In questi ultimi frangenti della partita non posso dire la stessa cosa. Comunque entrata di Dapiran e sbaglio di Dapiran e ci mette la pezza Visintin, un altro giocatore di una esperienza incredibile che non si lascia sfuggire questa occasione per fare il gol dall'ala. Ecco Otto, 15-8, vuol dire che il Trieste oggi fino adesso in difesa non c'è, manca l'attacco, manca la difesa, qualche sfortuna, ok, ma ancora non abbiamo visto il vero Trieste, lo vedremo ancora perché questi qui, muli come si chiamano, non mollano mai. Contrattacco del Trieste con Gianluca che adesso con tutta la sua rabbia che ha dentro di sé riesce finalmente a centrare la porta e vediamo che il commissario campo ha qualcosa da dire contro la panchina del Trieste e la panchina si prende il cartellino giallo. Il commissario sta facendo ordine a destra e a sinistra, forse Otto non ci vuole, stiamo giocando una partita di campionato e speriamo che non siano
queste ultime partite, perché il Covid si stringe sempre di più, forse non serve discutere sull'allenatore che si alza o meno, ma comunque finché c'è ordine in campo da tutti e due i lati va benissimo. Otto, salutiamo. Adesso ecco, vediamo, no? Un altro fallo. Questo era un fallo assolutamente da due minuti, comunque la discussione parte dai ragazzi del Trieste che si sentono un po' presi in giro in questo caso dall'arbitro, prende i due minuti Pernic che conosciamo tutti, è un giocatore che ce la mette sempre tutta, ogni tanto anche qualcosina in più, comunque è da anni uno dei perni della squadra friulana. Comunque adesso vediamo 1, 2, 3, 4, 5 contro 6, altri due minuti come ho detto prima e due minuti e mezzo alla fine del primo tempo, e ho l'impressione che la squadra del Trieste vuole ma non riesce momentaneamente a giocare egregiamente. La voglia c'è ma non riesce. Intanto Santinelli riordina il caos della squadra, comunque caos ce n'è un altro, e adesso due minuti per Omar che ha fatto una stupidità secondo me e ha perso la testa in questo caso, e si prendono i due minuti e viene adesso subito preso dal mister Gagovic e gli parla in una maniera abbastanza forte. Si riprende con il extra player per il Trieste, mancano due minuti alla fine del primo tempo, palla, cioè porta sguarnita ed altro gol molto facile di Bratkovic che non lascia la possibilità al portiere di parare, Christian, a parare questi tiri. Qua in questo caso Christian dovrebbe interpretare in una maniera diversa il momento. Entra per il Leppan il Moritz Pirker al posto di Santinelli. Moritz per anni il nostro capitano qua a Leppan, cerca adesso di dare il suo contributo in fase di attacco. Palla lunga a Troyerhoff, ancora a Starolis, e niente di fatto dallo sfondamento che secondo me non c'era, contrattacco del Trieste e il solito Christian para il controattacco. E adesso vediamo cosa dice l'arbitro, perché c'era una situazione analoga di prima, comunque cartellino giallo a Visintin, cartellino giallo a Visintin che se la prende tranquillamente e rimette la palla in gioco. Manca l'ultimo minuto 50 secondi, vediamo se Leppan riesce ancora a fregare palla e a fare un gol facile, in quanto la porta è sguarnita. Controattacco e sbaglia il Trieste, un altro tiro da solo. Venti secondi, il Trieste chiede il passivo che l'arbitro però non dà, manca ancora 10 secondi e niente di fatto, la palla viene persa, anzi c'è il controattacco e questo qua poteva anche essere rigore per il Trieste, ma niente, si va nello spogliatoio dopo il primo tempo con il risultato di 15 a 10 per Leppan. Abbiamo visto una bella squadra di Leppan, molto più convinta delle ultime partite, una squadra che ha preso solamente 10 gol
che vuol dire tanto, vuol dire che la squadra ha giocato molto bene in difesa, l'Epan ha fatto 15 gol in attacco, significa che il Trieste ha giocato male in difesa e c'era un abisso, diciamo, anche dal punto di vista della motivazione per quanto riguarda sia la squadra dell'Epan che la squadra del Trieste. A tutti gli amanti della la mano, ci sentiamo tra un 10 minuti per il secondo tempo, fermo sul risultato di 15-10 per l'Epan. A dopo. Apple Emotion, Kiku.
give you a bite. Woo! Give me a bite. Woo! Cari amici della Pallamano, rieccoci di nuovo in campo dopo la meritata pausa e notiamo che non ci sono cambiamenti da parte della squadra dell'Eppan e anche il Trieste sta iniziando il secondo tempo con i giocatori che hanno finito il primo tempo. Il risultato è fermo sul 15-10. In favore dell'Eppan, come ho detto prima, un primo tempo all'insegna della supremazia dell'Eppan. Vediamo cosa ci fa vedere Trieste adesso nel secondo tempo. Partiamo con la 6-0 classica dell'Eppan, con Branch e con Starolis al centro in difesa. Il Trieste attacca con due pivot, passaggio veloce all'ala Bratkovic, che è molto forte come abbiamo visto prima, e un passaggio fantastico di Popovic a Visintin sul pivot, porta ad 11 le marcature per la squadra del Trieste. Moritz Pircher adesso detta la regia al posto di Santinelli Omar. Moritz, il nostro capitano ad Eppan, con grande esperienza, fa andare la palla e però comunque viene persa proprio da lui. Controattacco del Trieste con Dapiran che non sbaglia in contropiede, e adesso la partita si riaccende in quanto
il risultato adesso è cambiato in favore del Trieste, che il Trieste si è portato a meno 3 in un attimo. Vediamo che la palla a mano è uno sport molto molto veloce. Altra palla persa dell'Eppan e purtroppo la terza palla è stata persa anche adesso. Anche adesso il Trieste ha perso il pallone. È una fase molto molto caotica. È rientrato tra i pali il portiere che ha iniziato la partita nel Trieste. Vediamo anche che adesso il coach del Trieste ha portato la marcatura un po' più aggressiva su Starolis e Moritz è riuscito a cercare gli spazi giusti per fare una segnatura e per fare un gol importante che sblocca un attimino questa fase di smarrimento della squadra altoatesina. Salta Slepcevic in difesa, deve chiudere Troyerhofen e non riesce nel suo intento di farlo. Purtroppo per l'Eppan una segnatura dalla parte dell'ala destra, l'eterno Bratkovic che non dà scampo a Christian Raffl, portiere in gran forma nel primo tempo. Palla veloce dell'Eppan ed entrata di Seminkov. Ancora due pivot per il Trieste in attacco e la palla non va al pivot. Altra palla persa del Trieste. Il Trieste sta sbagliando un po' troppo negli ultimi minuti, ma anche l'Eppan non è da meno. È una fase un po' confusa. Moritz adesso cerca di riorganizzare tutto quanto portando Dragan Slepcevic con un incrocio. Starolis viene marcato e entra Moritz tra l'uno e il due in difesa. E qua c'è lo sfondamento chiaro per l'Eppan, contrattacco veloce del Trieste, altro tiro dall'ala, in questo caso Christian ci mette una pezza e contrattacco dell'Eppan con Bratkovic che riesce a tornare in difesa. Trieste con la difesa 6-0, il Leppan che porta di nuovo il suo straniero Seminkov al tiro, però l'arbitro ha dichiarato un fallo da 9 metri. E siamo sotto passivo. E ancora palla per l'Eppan che però adesso ha il problema del passivo. Starolis andrà al tiro e qua non sbaglia e ha fatto già vedere questi numeri nelle ultime partite. È una tattica, come ho detto già altre volte, che può funzionare bene avendo un tiratore come Starolis nella propria squadra. Ricci, dopo 6 minuti di questo secondo tempo abbastanza caotici, che ne dici? Sì, Otto, abbastanza caotico l'inizio. Trieste che
sbaglia di nuovo. Abbiamo per fortuna un Raf Latento, un Starolis che è un missile e un Moritz Bircher che sta dirigendo bene l'attacco. Comunque niente è finito, il Trieste ritorna, Otto, e sarà di nuovo da soffrire fino alla fine, penso. Sì, spero per voi amanti della pallamano che sia una partita molto interessante fino a comunque l'Epanas contrattacco, altro sbaglio perché uno dei pivot è entrato nell'area dei 6 metri, palla persa per l'Epan, attacco Trieste con Visintin e palla a Gianluca che sbaglia un altro tiro su Christian e questa sera ne ha già sbagliati parecchi di tiri dall'ala, stranamente, perché Gianluca solitamente è un realizzatore che non si lascia sfuggire queste occasioni. Comunque bravo Christian in porta e più 5 Epan con Moritz che chiama lo schema per i giallo-blu e tiro scarso di Seminkov che poteva magari dare la palla al suo compagno. Comunque niente di fatto, passaggio veloce ancora e altro sbaglio di Gianluca Dapiran e proprio questa sera non è in partita. Ricci, un Dapiran, un giocatore di livello internazionale e il nostro migliore alla sinistra in Italia come abbiamo visto negli ultimi 2 anni, sta incominciando a sbagliare un po' di troppo. Ma infatti Gianluca è partito benissimo in questo campionato, Otto, segnando quasi 10 gol a partita. Oggi possiamo dire che comunque gli spazi ce li ha, c'è un Raffl che proprio fa... Ecco, e adesso un altro 2 minuti per il Trieste, giustamente. Comunque, ritorno da Piranno oggi, proprio non sa più quale angolo prendere, c'è sempre il Raffl di mezzo. Bene per l'Eppan, male per il Trieste. Comunque, in attacco adesso è stato fatto un fallo particolare su Moritz. E ha preso 2 minuti la squadra del Trieste che adesso deve affrontare l'Eppan in 5 in difesa con un bel passaggio all'ala destra Jan Niklas. La squadra di Eppan spara, si porta al 19-13 dopo 10 minuti scarsi del secondo tempo con il Trieste che gioca senza portiere, mettendo in campo un extra player. Vediamo come andrà a finire questo attacco per i rosso biancorossi e qua tutta l'esperienza di Popovic e tutta l'esperienza di Popovic e di Pernic ha fatto un gol. Purtroppo per l'Eban Starolis adesso è uscito, penso per la seconda volta, vero Ricci? E vediamo che abbiamo anche vediamo che c'è un'altra partita tra il Merano e il Pressano dove il Merano è in vantaggio per un gol 13-12 sulla squadra trentina. Anche questo per me è un po' una sorpresa. Comunque sappiamo che di sorpresa al giorno d'oggi ce ne sono di tutti i giorni e tutti i momenti. Attacco Eppan con Branch Thomas al terzino sinistro e sappiamo che lui riesce ad alzarsi in una maniera fortissima. È un ragazzo ancora giovane, appena 21 anni, Thomas, venuto da Merano, un ragazzo che vuol far vedere tutte le sue potenzialità che ha dentro di sé e ha fatto veramente un ottimo tiro. Eppan in 5 in difesa, passaggio all'ala destra e adesso Bratkovic ha sbagliato un tiro proprio andato a finire sugli spalti e secondo me Christian col suo approccio, col suo modo di fare oggi sta mettendo veramente in crisi. Sì Otto, incredibile Bratkovic che sbaglia
quasi niente durante le ultime partite, oggi anche lui sbaglia tanto, non trova neanche la porta. E Eppan continua a giocare bene e adesso c'è Milanovic, che penso che una delle prime parate che sta facendo, speriamo che non ritorni in campo così come era nelle ultime partite. Bene, Horvatin per il Trieste, bel passaggio all'ala sinistra, Visintin è un ragazzo di 38 anni, per quanto mi riguarda, quello che so io, di 38 anni e ha un'esperienza enorme. E Giorgio Veglia ha cambiato l'ala mettendo proprio Visintin all'ala e cambiando il centrale. Gran lavoro della difesa della Trieste, adesso è stato perso una palla, è stata persa una palla con il contrattacco del Trieste, Horvatin. E il Santo Christian ci mette di nuovo una pezza e palla persa dell'Eppan, non si riesce a capire adesso che intenzioni abbia l'arbitro. E secondo me in questo caso l'arbitro ha sbagliato, perché effettivamente il giocatore del Trieste ha tolto la palla dalla mano. Sì, sì, Otto, è stato un attimino in ritardo col fischio, non ha trovato bene subito il fischio, comunque si è corretto, un po' le anime si scaldano sempre. Il Trieste comunque è sempre lì, è sempre a meno 5, ma comunque la partita ancora non è finita e il Trieste sta mettendo in crisi con una difesa agguerrita l'Eppan, e il portiere adesso inizia anche a parare bene. Grazie Ricci del commento tecnico. Si riparte, abbiamo fatto i 13 minuti adesso del secondo tempo, due pivot per l'Eppan. E qua Semenkov sbaglia tutto andando a tirare sopra il muro del Trieste e non vedendo l'ala libera che doveva secondo me dare la palla. La palla in questo momento è stata pulita, è stata cambiata, perché quella di prima era piena di sudore da parte dei ragazzi. Comunque si riprende con il Trieste in svantaggio di 5 gol. Attacco Trieste. Adesso l'Eppan non deve fare l'errore delle ultime partite, pensando di aver già finito la partita, di averla già vinta, perché sono ancora 16 minuti da giocare, e questo è stato lo sbaglio più grande, soprattutto contro nella partita contro il Siena, anche nella partita contro il Molteno, c'erano delle situazioni analoghe dove che l'Eppan era in vantaggio, e poi soprattutto anche nell'ultima partita giocata a Fondi, dove che la squadra dell'Oltro Adige era in vantaggio di 8 gol, poi alla fine ha rischiato di perdere, per cui non bisogna incappare di nuovo in questo problema. E bisogna giocare ogni palla come se fosse la prima e l'ultima. Starolis, e anche qua non bisogna buttare via i palloni, perché è un attimo che il Trieste si riporta a 3 e anche a 2 e poi iniziano i problemi.
Speriamo per Leppan che la squadra si rimetta di nuovo la testa a posto, soprattutto in difesa. Devono muoversi molto bene. Ecco, adesso sono riusciti a farlo con Thomas Branch e anche con Starolis. Devono stare molto attenti al pivot Pernic che viene adesso al centro con Gianluca che va a dare la palla. E qua sono 2 minuti e rigore sacrosanto e Dragan non può stare così in difesa, non può aprire verso il centro e si prende un altro cartellino rosso. E quanti cartellini rossi sono già dati e stati dati a lui quest'anno, penso? Mi pare sono 7 in 8 partite, 8. Purtroppo oggi gli arbitri sono molto molto esatti da ambedue le parti e in questo caso, visto come hanno fischiato precedentemente, questi 2 minuti ci stavano. Ci stanno pure e come l'ho detto prima, Leppa non deve incappare in questa orbita, diciamo, di difesa e pensando che la partita fosse già finita, e questo è il risultato con un altro cartellino rosso a Dragan che non ha ancora capito le lezioni delle ultime partite e poche partite le ha finite, purtroppo per lui e purtroppo per Sada. Viene a mancare adesso a un quarto d'ora dalla fine un punto di riferimento soprattutto in attacco e adesso vediamo cosa decide l'allenatore Gagovic, chi viene messo al pivot e momentaneamente opta per il giocatore russo con Thomas Branch al terzino, con Starolis che però adesso viene preso a uomo ancora Branch con una fase un po' caotica. Adesso Leppan andrà passivo, come vediamo l'arbitro ha dato il passivo e adesso c'è veramente una gran confusione in campo, sperando che adesso Starolis riesca a fare il tiro verso il gol, ma non è riuscito. C'è l'angolo e un gran rischio di perdere pallone. Niente di fatto, dice l'arbitro, secondo me era un rigore sacrosanto in quanto Starolis è stato toccato in una fase di volo. Secondo me questo era il classico 2 minuti e un rigore per Leppan. Comunque l'arbitro l'ha visto in una maniera diversa e si riprende con la palla per i biancorossi Giuliani. Altra parata e io sono del parere, se il Leppan non riesce a trarre il vantaggio di questa prestazione maiuscola del loro portiere, allora saranno problemi enormi alla fine della partita, anche perché Giorgio Veglia ha optato per una marcatura ad uomo su Starolis da parte di Bratkovic e Moritz si deve inventare un gol fantastico con una finta di passaggio, però non riusciamo e Leppan non riesce a tornare in difesa, anche perché l'allenatore adesso è costretto a cambiare attacco difesa in quanto è venuto a mancare il pivot Dragan e la squadra della Trieste si porta a -3. Sarà ancora lunga questa partita sicuramente, comunque Leppan in attacco con 2 pivot, adesso vediamo cosa decide Moritz e adesso siamo di nuovo sotto passivo per Leppan e altro problema da quest'altra parte perché i passaggi
penso che stanno per finire. Palla a Moritz che si inventa un altro tiro, e in questo caso il portiere del Trieste veramente ha avuto i suoi grandi problemi come anche prima. Questi sono i classici palloni che un portiere deve parare, soprattutto se sono i tiri sul palo corto. Nel contrattacco vediamo Lepan motivato in difesa, mancano 10 minuti Ricci e siamo a più 4. E come andiamo Ricci? Andiamo bene, anche se adesso c'è un rigore, non so per quale motivo, perché l'attaccante era sui 7 metri, ben marcato da Semikov. Comunque è entrato anche il 43enne Lang in difesa al posto di Sliapcevic. Sappiamo che Lang è un classico difensore. L'allenatore dell'Eppan chiaramente vuole avere una difesa molto molto solida. Intanto vediamo Bortolot che entra adesso, Samuele entra adesso per parare il rigore ad Apirando, conosce a memoria in quanto entrambi hanno giocato in nazionale allievi assieme. Comunque Gianluca fa un tiro all'incrocio dei pali, Samuele deve di nuovo riprendere il posto sulla panchina e Christian entra di nuovo in campo e in porta all'Eppan. 20 minuti e 30 secondi, più 3 Eppan, attacco Eppan con Branch al pivot e con Moritz al centro. Adesso l'arbitro ha decretato il fallo dei passi sotto fallo, significa che il gol non è valido, si riparte da zero e con una difesa molto molto alta. Adesso Moritz andrà a cercare gli spazi e trova il Semikov che però non riesce a far muovere la difesa in modo adeguato. E qua ci stava secondo me il rigore. Comunque vediamo una squadra dell'Eppan che adesso ha un po' di problemi in più come prima. Nel frattempo Giorgio del Trieste chiede il time out, ci sentiamo tra un minuto col risultato di 22 a 19 in favore dell'Eppan. Si riparte di nuovo con i suoi signori Carrino Marcello e Pellegrino Stefano, i due arbitri di questa partita che fischiano il rinizio dopo il time out. In questo time out ho visto l'allenatore del Trieste che ha invocato la calma e soprattutto anche all'organizzazione di attacco da parte della sua squadra. Niente di fatto perché Popovic ha sbagliato e ha preso il fallo di sfondamento proprio su Oberauch Jan Niklas. Di nuovo Moritz che fa e attacca per Lepan,
cercando di fare stare molto larghi le ali, con un pivot che viene all'incrocio, con un attacco del pivot e passaggio veloce, e Moritz ci dà tutta la sua anima e la sua voglia di vincere questa partita, ed è entrato, come ha detto mio fratello Lang Hannes, classe 76, sulla difesa, è entrato in difesa col numero 23 e sicuramente darà un suo grande contributo. In questo caso però c'era il fallo, e non era Hannes a fare il fallo, era Thomas Branch, e l'arbitro ha decretato il rigore per il Trieste e 2 minuti per Thomas. E Dapiran si accinge di nuovo a battere dai 7 metri con Christian in porta, e niente per questa volta per Christian. Il Trieste si porta a -3 e la partita è ancora lunga per l'Epan, anche perché in questo caso esce il portiere, entra l'extra player, e speriamo per l'Epan che non viene buttata via la palla in attacco, anche perché adesso il Trieste sta incominciando a crederci in questa partita, dove i 2 punti sono veramente molto molto importanti, i 2 punti che darebbero al Trieste, cioè darebbero all'Epan la possibilità di agganciarsi a centro classifica. Intanto sbaglia purtroppo per l'Epan il Starolis. Come dicevo, questi 2 punti sarebbero molto importanti per l'Epan, anche perché poi fuori casa giocare a Trieste è molto difficile, e queste sono le partite che l'Epan deve vincere in casa se vuole continuare questo campionato e raggiungere l'obiettivo che si è prefissato all'inizio. Fallo di Seminkov sul pivot, con Gianluca Dapiran al centro che comanda la sua squadra. Horvatin, ancora Gianluca, e si prende lo sfondamento pure lui, sacrosanto. Gli arbitri fischiano molto bene, Ricci, e vediamo soprattutto dal punto di vista della tecnica non sbagliano i falli di sfondamento, giusto? No, le beccano tutte. Magari un rigore prima l'Epan che poteva starci, però era l'unica critica che potevamo dare, per cui alla fine questi 2 arbitri fanno un ottimo lavoro. Intanto Otto, non ci sono discussioni in campo, c'è ordine, e un applauso anche agli arbitri una volta ogni tanto. Bene, adesso vediamo Lang Hannes che cerca di fare il pivot, e il Trieste che sta lavorando molto duramente in difesa, soprattutto della fisicità, e adesso il Lepane sotto il passivo con Moritz che ha sempre la palla, e si inventa questo altro tiro. Comunque bisogna ammettere che il portiere del Trieste non ha trovato la sua giornata, e queste qua sono palloni che non dovrebbero entrare in rete. Bene per l'Epan, male per il Trieste in questa fase molto molto caotica della partita. Altra fase caotica, e cerca adesso Dapiran, cerca di rimettere un po' di organizzazione in attacco, e niente, l'arbitro dà l'invasione al pivot. Palla persa per il Trieste, che sta portando un ragazzo giovane su Starolis, e anche Gianluca Dapiran adesso sta uscendo per fare per marcare meglio Moritz, e nel frattempo Milan ha chiesto il time out. Ci sentiamo tra 1 minuto di intervallo.
Abbiamo visto adesso nella pubblicità un ottimo filmato sull'Alto Adige che invoglia tantissimo per andare a sciare da noi. È veramente fatto molto bene, grazie a tutti che hanno aderito a questa iniziativa. Vediamo che si riparte con 4 minuti che mancano alla fine, con l'Eppan che è in vantaggio di 4 gol. Sarà molto difficile comunque, perché adesso Moritz e Stalis vengono presi a uomo. Giorgio naturalmente del Trieste vuole cercare di rischiare qualcosa, deve rischiare qualcosa, altrimenti la partita sarà persa. Passaggio veloce e grandissimo gol e grandissimo passaggio di Tommy ad Troyer Hofer, veramente a più 5, e secondo me adesso la partita è quasi già andata per il Trieste, anche se da Piran cerca di attaccare in una maniera egregevole prendendo anche un fallo di 9 metri e niente. Comunque Giorgio non vuole alzare bandiera bianca a 4 minuti dalla fine, mettendo in campo un extra player e rinunciando al proprio portiere, cercando adesso ancora di avvicinarsi di più dal punto di vista del risultato. E questo minuto e mezzo adesso sarà fondamentale per il risultato finale, che vede sempre ancora l'Eppan in attacco, in vantaggio numerico. Palla all'ala, palla veloce a Horvatin, palla veloce all'ala, e come ho detto prima bisogna fare il monumento questa sera al portiere. Veramente Ricci, tu che ne dici? Raffl oggi è veramente in un'ottima fase. Siamo a 3 minuti dalla fine, avanti di 5, tanto merito di Raffl, e adesso possiamo chiudere la partita probabilmente. Otto, bel risultato, bel commento anche da parte nostra, spero anche per tutti gli amici che purtroppo per motivi di salute devono starsene in casa. E Raffl para anche questo, impossibile. Otto, sì. Speriamo di poter continuare questo bel campionato di pallamano. Speriamo grazie proprio. Grazie a tutti, io intanto vi saluto, vai avanti Otto. Grazie Ricci del commento tecnico. Cristian veramente ha fatto una partita, era il migliore in campo, e lo saluteremo dopo all'intervista. Assieme al intanto vediamo delle cose un po' spiacevoli che secondo me non dovrebbero adesso aver spazio, anche perché la partita è finita e i giocatori del Trieste non ci stanno, comunque hanno perso un attimino i nervi. Speriamo che tutto si rimetta in ordine. E Cristian va anche a calmare un po' gli animi in campo e anche fuori. Comunque cartellino rosso adesso per Troyer Hofer e pure cartellino blu, e io personalmente devo rivedere un po' tutto, anche perché mi sono perso l'occasione prima in questa situazione un po' inutile, potrei dire. Comunque siamo tutti uomini e possono succedere di tutte le cose. Comunque è così e si va avanti con l'Eppan con grande vantaggio di 26-20, che va a giocare gli ultimi 2 minuti di questa partita.
ci sono ancora un po' di discussioni da parte dell'arbitro con il commissario Campo, che adesso sono andati a chiarirsi. Ma ancora si riprenderà tra poco. Ecco, calmati le anime, speriamo per noi tutti, con due minuti per un giocatore dell'Eppan, anzi con il rosso e il cartellino blu per Troyer Hofer, si riparte questo ultimo momento della partita. Passaggio di nuovo a Starolis, cambio direzione, Branch sale, Jan Niklas, passaggio, basta solo giocare con calma. Adesso l'Eppan va naturalmente sotto passivo e prende anche lo sfondamento Semenkov a un minuto e mezzo dalla fine. Speriamo che poi a fine partita non ci siano ulteriori problemi tra i giocatori, perché intanto la partita è chiara, è andata via e la squadra dell'Eppan ha fatto vedere di stoffa e fatta, ha fatto veramente un'ottima partita dall'inizio alla fine, e la squadra del Trieste ha fatto vedere poco e niente questa sera, soprattutto ha sbagliato troppo in attacco ed anche in difesa, non hanno giocato come sono riusciti a farlo nelle ultime partite e soprattutto nelle partite di campionato. In più c'è la differenza della pressione da parte dei portieri. Se da una parte abbiamo visto un Christian Raffl che ha fatto una partita incredibile da tutti i punti di vista, dall'altra parte non si può dire la stessa cosa del portiere del Trieste, e sappiamo tutti che nella pallamano il portiere è il personaggio più importante della squadra e della sua prestazione. Se la prestazione è buona, allora il risultato può essere positivo o negativo. Bene, da parte mia vi aspetto dopo alle interviste. Da parte mia ho detto tutto, abbiamo visto il risultato finale di 28-22, non ci sono altri problemi in campo, i ragazzi si salutano sportivamente, tutto è sotto controllo e, come vi ho detto prima, la squadra dell'Eppan ha mostrato veramente una bella bella partita, soprattutto in difesa ed anche in fase di organizzazione in attacco. Il Trieste invece ha fatto una partita opaca, ha fatto una partita senza animo, ha sbagliato troppi tiri e soprattutto non ha avuto una difesa che era in grado di soddisfare le esigenze contro una squadra preparata come era l'Eppan in questa sera. Ci vediamo dopo alle interviste.
Ecco, davanti alla telecamera c'ho un mio amico, no, sta già parlando, mio amico Giorgio Veglia, allenatore del Trieste. Giorgio, come ti è sembrata questa partita? Ah, aspetta. Fammi un altro. Davanti ai microfoni ho Giorgio Veglia, allenatore del Trieste. Giorgio, come ti è sembrata questa partita? Ho visto un EPA molto determinato, sia in attacco sia in difesa, che ha voluto vincere la partita con tutta la grinta e la voglia che ci sta in queste partite. D'altra parte ho visto un Trieste senz'altro non quello che mi aspettavo, non quello che abbiamo preparato bene questa partita, motivata, sapevamo che EPA era un campo difficile, purtroppo oggi non siamo riusciti a far nulla di quello che avevamo preparato. Poi naturalmente il rosso diretto il nostro straniero certo ci ha penalizzato e alla fine l'EPAN sicuramente non ha rubato niente. Sì, allora se vediamo, cioè prima della partita guardavamo la classifica, l'EPAN era a quota 6, Trieste a quota 10, comunque questa grande differenza io personalmente oggi non l'ho vista, comunque ho visto tanti sbagli da parte del Trieste, giusto? Certamente, bah, insomma, oggi come oggi le classifiche tra recuperi e cose strane è meglio neanche non guardarla. Sono due squadre che si equivalgono, certamente se il Trieste sbaglia 4 rigori e penso che abbiamo sbagliato un 10 tiri dai 6 metri, non puoi vincere in nessun modo. Bene Giorgio, io ti saluto, ti auguro tutto il bene per te, per la famiglia, per la squadra, per noi, per la pallamano, sperando di poter continuare a giocare, altrimenti non sappiamo neanche più cosa fare il sabato. Grazie di tutto, in bocca al lupo e alla prossima, In speriamo. bocca al lupo a tutti, viva la pallamano. Grazie. Ecco, adesso abbiamo Moritz Pircher davanti alla telecamera. Il Moritz è il nostro capitano qua da piano. Moritz, come ti è sembrata questa partita? Beh, molto tosta. La partita era molto dura dal primo all'ultimo minuto, però alla fine abbiamo fatto una vittoria importantissima per noi. Vincere contro Trieste è sempre un'esperienza bella. Bravo, hai ragione perché vincere col Trieste è molto raramente che si può fare. Comunque, Giusto. ho visto da quando sei entrato tu in campo, poi la squadra è cambiata. Perché è cambiata? Come mai? Non è che è cambiata perché il primo tempo è stato veramente bene, però il secondo tempo hanno preso poi a uomo il nostro Modestas e poi abbiamo provato di giocare più veloce e ci è andato con un paio di buoni uno contro uno, ci è andato bene. Bene, allora, secondo me è anche diciamo il nostro portiere qua ad Eppan oggi, Christian Raffl, ha fatto una partita incredibile. Tu che ne dici? Sì, bah, soprattutto i primi 20 minuti mi sa che ha preso 5 gol, di cui ha parato 4 rigori, e ha fatto una prestazione veramente, veramente bene. Adesso la prossima partita è contro il Merano, giusto? Sì, già martedì andiamo contro il Merano, che è il recupero che l'ultima volta non potevamo giocare, e quella contro il Merano è difficile vedere come va, perché Merano non ha fatto tre, oggi la quarta partita, non so neanche cosa hanno fatto, però il Merano è sempre un avversario molto molto difficile. Altri 2 punti e si va in avanti in classifica, giusto? Speriamo, speriamo. Bene, ti ringrazio e ti faccio i miei auguri per continuare tutta la tua esperienza pallamanistica e adesso chiedo a venire davanti alla telecamera il portiere Christian che ha fatto una partitona. Grazie Grazie, e alla grazie. prossima. Rief Nummer. Mi sembra ovvio dopo questa prestazione strepitosa far venire davanti alla telecamera il portiere di questa partita,
il portiere dell'Eppan, Raf Christian. Christian, come ti è sembrata questa partita? Ti sei divertito, giusto? Sì, dai, sì, mi sono divertito. Penso che oggi abbiamo avuto un buon start subito dall'inizio. Abbiamo difeso bene, siamo andati in attacco convinto. Abbiamo fatto subito i gol che ci servivano per giocare il nostro gioco. Poi abbiamo, secondo me, dopo 15-20 minuti abbiamo gestito la partita e abbiamo fatto molto bene. Io personalmente ti seguo da anni, però una prestazione del genere come hai fatto oggi, guarda, è raramente che l'ho vista. Come mai? Perché eri solamente tu in forma? Perché la squadra ti ha dato una mano? Perché, dimmi, ci sarà anche un motivo? No, sicuramente abbiamo parlato le ultime due settimane, dobbiamo cambiare qualcosa in difesa, abbiamo sempre preso abbastanza tanti gol in ogni partita, insomma parliamo di una media di 30 gol e questo per noi non può andare bene. Abbiamo cambiato un po' la difesa, abbiamo detto che rimaniamo un po' più stretti, che insomma abbiamo fatto un po' le nostre tattiche e oggi si è visto che comunque quando la difesa è buona il portiere poi si diverte. Bene, bene per l'Eppan, bene per tutta la realtà qua in Alto Adige, per noi. Ti saluto Christian, ti ringrazio per essere qua davanti alle telecamere. Ti auguro tutto il bene per la continuazione del campionato. L'Eppan, se gioca in questa maniera, può anche auspicare, diciamo, a una classifica un po' migliore, sì, dici? Grazie molto, grazie. Sì, penso che adesso dobbiamo pensare veramente partita a partita. Abbiamo ancora la prossima settimana due partite prima dello stop, insomma, di questo stop. Ci dobbiamo concentrare, ci dobbiamo preparare bene, dobbiamo continuare così e andiamo due volte in trasferta, quindi dobbiamo essere concentrati, fare il nostro gioco e poi vediamo dove siamo prossimo sabato. Bene, amici della Pallamano, con Christian Raff davanti alle telecamere, vi saluto da Eppan a Piano, mi raccomando, e ci vediamo alla prossima, grazie. Gut Christian, zers. Mos. Ha? Bitte? Ja.